Al termine dell'assemblea generale, Giuseppe Marotta ha parlato ai giornalisti presenti in qualità di nuovo presidente dell'Inter, esprimendo profonda commozione e sottolineando i progetti futuri del club. Questa è la continuazione del video precedente. Che emozione è questa e cosa porterà? Marotta ha aperto il suo intervento parlando dell'importanza del passato e dell'eredità dell'Inter. Il valore della memoria non ha prezzo e dà tanta forza. Nella mia testa adesso ho Giacinto Facchetti, il cui profilo forse è simile al mio. Ha citato personaggi storici come Facchetti, evidenziandone la somiglianza in termini di valori e visione. È finito il tempo dei presidenti patron, loro hanno dato tanto e mi riferisco a Moratti, Pellegrini. Oggi il calcio è diverso, ma questi presidenti hanno dato una linea da seguire. Marotta ha riconosciuto la transizione del calcio moderno, dove è cambiata la figura del presidente, ma l'essenza e i valori restano vitali. Ha tenuto a menzionare anche Steven Jiang, apprezzando il suo contributo nonostante la sua giovinezza. Non dimentico Steven Jiang, che pur essendo giovane ha dato tanto. Marotta ha sottolineato che la sua motivazione e la sua forza provengono dalle figure che lo hanno preceduto, ma che la vera forza dell'Inter risiede nel patrimonio umano e nella passione dei suoi tesserati. Le mie motivazioni vengono da chi mi ha preceduto, ma la forza dell'Inter non è il presidente, ma il patrimonio umano. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità dell'Inter. Lautaro, Barella e Inzaghi saranno i prossimi passi? Marotta conferma che nei piani c'è la continuità dei pilastri della squadra. Sì, d'accordo con la proprietà, andremo avanti così. Ha espresso ottimismo sulla trattativa e sulla permanenza delle stelle della squadra. Sono ottimista come lo ero prima, credo che non ci saranno problemi perché hanno un forte senso di appartenenza e questo è motivo del loro vantaggio. Ciò indica che l'Inter intende mantenere solide basi, garantendo che giocatori chiave come Lautaro Martinez e Nicolò Barella, così come l'allenatore Simone Inzaghi, rimangano al club per consolidare e costruire sui successi esistenti. Marotta, con la sua vasta esperienza nel calcio italiano, porta una visione che unisce tradizione e modernità. Comprende l'importanza di rispettare l'eredità del club adottando al contempo pratiche di gestione moderne. La sua attenzione alla sostenibilità finanziaria e allo sviluppo continuo del team riflette un approccio equilibrato e strategico. Il nuovo presidente ha inoltre sottolineato l'importanza di un efficiente lavoro di squadra. Ha menzionato la necessità di collaborare con le figure chiave all'interno del club per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il suo approccio collaborativo e il rispetto per la storia e i valori dell'Inter promettono una gestione solida ed efficace. I tifosi dell'Inter possono aspettarsi un'era di stabilità e crescita sotto la guida di Marotta. La sua esperienza e visione strategica sono indicative di un futuro promettente per il club. La continuità di giocatori e allenatori importanti lascia intendere che l'Inter manterrà la sua competitività sia nelle competizioni nazionali che internazionali. E tu, tifoso dell'Inter, cosa ne pensi della nomina di Giuseppe Marotta a presidente? Credi che sarà in grado di mantenere la tradizione del club e allo stesso tempo innovare per vincere nuovi titoli? Credi che sarà migliore di Steven Jiang? Lascia la tua opinione nei commenti e lascia un mi piace per non perdere i prossimi aggiornamenti dalla squadra nerazzurra. Forza Inter sempre!